vi racconto come mi è venuta in mente l'idea di realizzare il vestito di Elisa Maino con la carta crespa. Ero lì a sfogliare Instagram in cerca di idee per una fotografia, quando a un certo punto vedo questa bellissima festa, stupenda, spettacolare, quelle rose, quella location, quelle candele, quei bicchieri, uno spettacolo quella festa. Ma il mio occhio cade su quel vestito. Su quel vestito che all'inizio non mi ha fatto venire voglia di fare qualcosa. Sì, ho detto bel vestito e ho continuato a sfogliare, ma ci sono tornato. Ci sono tornato un altro paio di giorni finché ho pensato di realizzarlo anch'io quel vestito. Non con la stoffa, ovviamente, non ne sarei stato capace, ma con la carta. Ho considerato un po' tutti i problemi che avevo dovuto affrontare: il fatto che era la prima volta che l'avevo fatto, il fatto che non sapevo neanche dove cominciare, come tagliare, come creare i voilà, come attaccare insieme i vari pezzi in modo da riuscire a creare qualcosa. Bene, però questa mia non conoscere come svolgere questa azione mi ha portato a realizzarla. Ho detto bene, questa è una sfida e io la sto accettando. Ho quindi preso armi e bagagli e sono andato a comprare la carta crespa. Ovviamente la più resistente e indistruttibile che avevano. Certo, non è ferro, comunque aveva i suoi limiti. E ne ho preso un solo foglio. Ho detto vabbè, quanto ci vorrà? Quanta carta potrà mai volerci? Beh, mi sbagliavo tantissimo. Ci sono voluti ben 3 rotoli di carta per riuscire a crearlo. E ancora adesso posso vedere che le mie mani sono rosse. Sì, è un disastro la carta crespa. Ti entra nell'anima e rimane il suo segno con tutto questo colore addosso. Se fai un vestito con la carta verde, puoi vantarti per secoli di avere il pollice verde, perché tanto avrai il verde per sempre attaccato alle dita. Ma comunque, come ho realizzato questo vestito? Come vi ho detto, non avevo la più pallida idea di dove cominciare. Non sapevo che cosa fare. Quindi che cosa faccio? Apro il mio bellissimo rotolo e ne taglio una parte. La parte del corpino, no? Quella che sta qui in alto, la parte liscia, la più facile. E a questa parte faccio 2 buchi al quale attaccare del nastro rosso di Natale. Sembrava che stessi facendo un pacco regalo. Quindi a questo punto attacco questi pezzi di nastro alla mia parte superiore del corpo e faccio: beh, bellissimo questo corpino. Direi che va bene così, perché poi da quel momento comincia la parte più difficile e distruttiva. Dovevo fare i voilà. Ho detto oddio, ora come li faccio questi voilà? Ricordavo nella mia esperienza che se tiri, allarghi la carta crespa, qualcosa succede. Ed era vero, wow, l'esperienza insegna. Che cosa bella e interessante. Le cose funzionavano, l'esperienza insegnava, e quindi ho cominciato a tagliare. La lunghezza più o meno del foglio era circa la circonferenza che il mio corpo, molto piccola, visto che modestamente sono magro, che mi sto vantando perché in questa intervista mi sento importante, quasi Dolce & Gabbana, no? Un po' Fashion Week. Quindi stavo dicendo che la grandezza era più o meno quella del mio corpo. Ho quindi cercato di capire quanto dovesse essere larga, anzi più che altro spessa, la striscia per fare i voilà. Ho deciso che più o meno 2 righe e mezzo andavano bene. Infatti la carta crespa era divisa praticamente quasi in righe longitudinali al rotolo. Ho detto vabbè, le taglio in questo modo e poi le allargo. Quindi ho tagliato questi pezzi. Quando ho trovato quelle lì che erano 5, dovevo renderne 2 e mezzo, ho quindi piegato il tutto, arrotolato e ho tagliato. Ho poi pensato, in realtà questo l'ho fatto alla fine, che se avessi cominciato all'inizio a tagliare semplicemente il rotolo senza srotolarlo e poi tagliare di lungo, ci avrei messo molto meno tempo. Ma l'esperienza insegna e ci ho messo un po' a comprenderlo. Fatto queste strisce, ho cominciato a doverle apporre una sull'altra. La parte superiore, come vedete, presenta che lo scotch, perché all'inizio ne ho fatto un disastro, non riuscivo ad attaccare le cose, era complesso, non ci arrivava la spillatrice. Quindi ho usato lo scotch di carta e ho arrangiato così. Nelle parti in basso ho iniziato a capire che se piegavo la carta e utilizzavo la spillatrice, signore e signori, funzionava. E quindi niente, ho continuato a farlo in questo modo e ho fatto le varie strisce, ricordandomi che man mano che scendevo la lunghezza delle strisce aumentava, in modo da fare quell'effetto tipo strascico, che in realtà doveva essere effetto tipo si allarga il vestito, dato effetto tipo sirena che leggermente si allarga. Il mio vestito è un po' più a sirena, il suo è un po' più pomposo, però vabbè, non siamo qui a guardare proprio il pelo nell'uovo. Fatto sta che mentre stavo lì a lavorare si presenta mio nonno, che mi fa: sai che se usi un nastrino e lì attacchi le ciappette della spillatrice si regge?
e sparisce. Torna dopo 5 minuti con questo nastrino, io ho quasi finito ormai, però ho detto vabbè, grazie. Ma in realtà la tecnica l'ho usata. L'ho usata per attaccare il corpino alla parte in basso del vestito, erano due pezzi separati. Ho usato sia la spillatrice di lato che lo scotch di carta centralmente. Ho quindi concluso il mio vestito e l'ho indossato. Infatti ho fatto TikTok, ho fatto le foto. Uno spettacolo bellissimo, spettacolare, proprio penso una delle creazioni più belle che abbia mai fatto. Sono passate certo 2 ore e mezza, quasi 3, per realizzarlo, ma devo dire che sono assolutamente soddisfatto di quello che ho creato. Quindi sicuramente se mi capiterà di vedere altri vestiti, magari un po' più facili, magari un po' più corti, magari quei vestitini corti tipo una minigonna, no? Ecco, queste cose sono molto più facili da realizzare rispetto a questo vestito molto lungo. Sto facendo questa intervista in realtà prima di pubblicare il contenuto, quindi non so ancora se il pubblico ha apprezzato o meno le mie fotografie. Io spero di sì, perché ci ho messo veramente anima e cuore per realizzarlo. E quindi qui sotto in descrizione sicuramente si troveranno i link delle fotografie e dei TikTok in cui ho utilizzato questo vestito. Spero anche che abbia raggiunto Elisa Maino questo vestito, perché no, sarebbe bello avere un suo commento, un suo like su questa pazza realizzazione della mia mente. E quindi niente, credo di aver detto tutto. Posso dirvi assolutamente che indossare quel vestito e muoversi è difficile. Cioè, se volete indossarlo per andare a ballare, state a casa, perché siete dei pazzi furiosi, non perché avete realizzato quel vestito. Però per fare il figo in giro e fare qualche fotografia non è assolutamente una brutta idea. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio il dottor De Michelis per avermi intervistato e per aver ascoltato quello che avevo da dire sulla mia bellissima creazione di questo vestito. Condividete il video con Elisa Maino, perché sicuramente voglio che lei veda che ho realizzato il suo stesso vestito, perché è spettacolare. Si è capito, no, che adoro la mia creazione. Quindi se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete la campanella e noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!